Beh, questo lo sappiamo che i monoteisti hanno sempre delle soluzioni che sono abbastanza drastiche. In questo senso, io mi sentirei di lanciare un allarme. E voi sapete che ultimamente c'è la mania di dire che si deve supportare la democrazia in tutti i luoghi, in ogni ambito, e che la democrazia ha sempre tanti nemici. Allora, il Corriere della Sera ha pubblicato un trafiletto relativo a un'intervista uscita da un teorico americano, dei neoconservatori americani, il quale sostiene che la pornografia e la democrazia sono incompatibili. Allora, Austria, giusto, è vero, la libertà e la democrazia sono incompatibili. vi leggo il trafiletto perché l'inserto non sono riuscito a recuperarlo, vedrò di recuperarlo. Pornografia e democrazia, binomio incompatibile. È la tesi di Irving Kristol, considerato il padre dei neoconservatori americani, al quale il magazine del Corriere della Sera, Indico Domani, dedica un servizio. Giornali e film hard andrebbero scoraggiati. Secondo il professor Kristol, tranne assonanza con Kristol, perché ostacolerebbero la circolazione di produzione culturale di qualità, contribuendo al decadimento della comunità. Perciò Ah, ecco. state attenti se girate attorno a qualche rivista pornografica, non vorrei, o qualche edicola che le espone, perché non vorrei che qualche bomba intelligente cercasse di salvare la democrazia anche da questo nuovo attacco della pornografia. Perché c'è da preoccuparsi quando un pensatore, vabbè, chiamiamoli così, americani molto ascoltati a Washington, con molto autorevole al Pentagono, cominciano a dire che la pornografia è un nemico della democrazia. Insomma, è divertente e preoccupante pensare che da Bin Laden al Mullah Omar sia passata alle reliquie di Muana Pozzi. E ora, chi ha qualche reliquia di Muana Pozzi stia ben attento che è diventato un nemico della democrazia. Eh sì, beh, tanto per collegarci al discorso degli Stati Uniti, USA, i giudici salvano Darwin, non si insegna il creazionismo. Mi sembra, cioè, per me era ovvio, però ci vogliono dei giudici per stabilirlo, come la storia, no? Non vi leggo l'articolo perché sarebbe troppo lungo, ma la storia. Il processo nasce dalla decisione del consiglio scolastico dell'area Dover, in Pennsylvania, di imporre dei corsi sul disegno intelligente. Che cos'è il disegno intelligente? Non è altro che il creazionismo, tanto per essere chiaro, chiamato in altro nome. 8 famiglie fanno causa sostenendo che il disegno intelligente è un travisamento del creazionismo biblico. È un travestimento del creazionismo biblico e viola la separazione fra Chiesa e Stato. Teoria confronto: il disegno intelligente all'origine della vita c'è una causa intelligente non identificata, si contrappone all'evoluzionismo che si fonda sulla selezione naturale. Sentenza: la Corte federale di Harrisburg ha stabilito che è incostituzionale insegnare la teoria del disegno intelligente nei corsi di scienze nelle scuole pubbliche USA. Cioè, siamo arrivati ancora al fatto che ci vuole dei tribunali per fermare, questa ondata di inquisizione negli Stati Uniti. Lo so che è una questione di moda, ma sapete quanti danni farà prima che la moda sarà superata? Sì, beh, almeno è un riciclo dei tribunali, perché i tribunali sono serviti a firmare la scienza di Galileo, almeno una volta tanto i tribunali danno un minimo sostegno alla scienza. Cioè, se poi non siamo intelligenti, e basterebbe poco, ci renderemo conto che non ci può essere un creatore e che la vita è sempre esistita, anche perché la scienza cerca di dare delle soluzioni in maniera cristiana e monoteista, perché cerca di stabilire sempre delle cronologie e poi nuove scoperte continuano a fare saltare tutte quante le date. Abbiamo accennato, ad esempio, alla recente scoperta fatta, ad esempio, in Sud America, della cosiddetta Cappella Sistina dei Dei Maya. Maya. Benissimo, questa scoperta, che noi sappiamo quanto è antica la vita, sappiamo la capacità culturale di tutti i popoli, perché logicamente una visione culturale basata sul fatto che il Messia, il Salvatore, il popolo eletto è un solo luogo e gli altri sono animali, sono inferiori, logicamente dice che è impossibile che in epoche antiche esistano persone capaci di una capacità artistica, che abbiano una civiltà, una cultura così profonda. E difatti, cosa succede? Il Corriere della Sera dice: scoperto il Michelangelo dei Maya, scene della creazione e incoronazioni. Un affresco spiazza gli storici. Beh,
Vedete, cioè, di storici, pur essendo delle persone che dovrebbero avere una tendenza scientifica, diciamo così, o concreta, condizionate dalla visione biblica, in cui all'inizio c'erano dei selvaggi, degli incapaci, e che qualcosa è entrato, e che poi la cultura sia nata in Medio Oriente. Io mi ricordo sempre che sono rimasto veramente, ho detto siamo messi male con la cultura, quando ho sentito un assessore alla cultura affermare che il suo libro di storia era la Bibbia. E questo era un assessore alla cultura di una provincia, tra l'altro, neanche di un comune. E tra l'altro ero presente anch'io a questa conferenza e mi sono detto, siamo messi in abbiamo un'ottima cultura. Bene. E allora se qualcuno pensa che il Dio crea l'uomo e la donna, li crea un Eden e poi li caccia via, certo si avrà difficoltà a comprendere che su tutto il pianeta sono esistite migliaia e migliaia di popolazioni capaci di produrre cultura, di abilità, di intelligenza. Quello che appunto dà fastidio, poi soprattutto a chi affronta dal punto di vista monoteistico queste cose, è il vedere che nessuno di loro ha sviluppato il monoteismo. Cioè, tutti quanti hanno sviluppato delle culture politeistiche, tutti quanti il monoteismo non se lo sono neanche pensati, non hanno neanche intuito, non hanno avuto bisogno. Eppure queste popolazioni che non hanno avuto bisogno di salvatori, di essere illuminate, non hanno avuto bisogno di messia, non hanno avuto bisogno di profeti, hanno creato delle civiltà enormi. Civiltà enormi che poi sono sparite più che altro perché la cultura cristiana della salvazione ha portato a cancellare le loro memorie, la loro cultura. Bene, e quando dopo alcuni secoli si va a riscoprire che queste erano delle civiltà enormi, che avevano delle capacità incredibili, certo gli scienziati condizionati dalla visione monoteistica hanno dei problemi, sono spiazzati, ma noi sappiamo che sulla Terra sono esistiti miliardi di uomini, e questi miliardi di uomini o milioni di uomini, quello che volete, ognuno è stato capace di produrre cultura e ognuno aveva un'abilità nell'essere sensibile all'ambiente. Soltanto i monoteisti sono stancati dalla loro natura o da quello che li circondava. Perciò noi non avevamo bisogno che fosse scoperta il Michelangelo dei Maya o la Cappella Sistina dei Maya, perché sapevamo che se andessimo a cercare in tutte le epoche sono esistite migliaia di persone che non guardavano un certo tipo di monoteisti, che non hanno problema di peccato o di fede, ma che erano capaci di creare cultura e civiltà. Francesco, dammi la data di quella notizia. E quella notizia è 15 dicembre 2005. 15 dicembre? Sì. Così distante? Sì, così distante. Vabbè, 15 dicembre abbiamo la notizia che è stata scoperta la Cappella Sistina di Maya. A proposito, c'è su tutti i giornali, sì, sì. Perché è una cosa veramente enorme. Cioè, Corriere della Sera, cioè non è che sì, sia... E invece, cosa si scoprono il 21 dicembre? Ma no, fra i Maya in America Latina e in Italia... Era destinata alla discarica, a essere polverizzata, e invece è un capolavoro della nostra preistoria. Una statua stele, così la chiamano gli archeologi, cioè un masso modellato e inciso dall'uomo nell'età del rame, terzo millennio avanti Cristo, per imitare la forma umana, l'evoluzione del menhir. È stata appena consegnata la sovrintendenza per i beni archeologici del Trentino da Vittorino Angeli, l'operaio che l'ha salvata dall'oblio, l'ha vista fra i materiali di risulta durante la costruzione dell'ospedale della cittadina di Arco all'inizio degli anni 90. Era strana, bella, non sapevo bene cosa fosse, ma l'ho presa e portata a casa in cantina, racconta. Lì l'ha poi vista il vice sindaco di Arco, Joseph Jorg, che invece conosce bene le statue stele, perché dallo stesso cantiere dell'ospedale ne sono spuntate altre 6. Ora in museo a Riva del Garda. Alcune sono alte oltre 2 metri e raffigurano uomini armati con cinturoni, pugnali ed asce. Sembra il ritratto di Ozi, la mummia trovata fra i ghiacci del Similau in Alto Adige, che risale alla stessa epoca. Armi e vesti sono le stesse. Una stela invece più piccola, circa 80 centimetri, e rappresenta una donna, ma quella appena ricomparsa è forse ancora più bella. Abito leggero che lascia intravedere i seni, un pesante mantello sulle spalle, enormi orecchini a spirale e uno strano copricapo e forse una conciatura elaborata. Pochi tratti essenziali, ma dicono tutto. Non appena l'uomo ha imparato a lavorare il metallo, l'ha usato per incidere la pietra e ha fatto miracoli. Ma perché tanta fatica? E perché ovunque nelle nostre Alpi
E chi rappresenta la stella, divinità, antenati, mitici o persone realmente vissute? Le ultime scoperte stanno gettando luce sul mistero. Proprio in questi mesi stanno emergendo statue stelle un po' dovunque. Pare che il 2005 sia l'anno dei megaliti. 7 statue stelle in Lunigiana. Non si ricordava una scoperta simile da oltre 100 anni. E da decine di massi incisi in Val Camonica, dove gli scavi stanno portando alla luce santuari megalitici. Eccezionali Stonehenge di casa nostra, altrettanto complesse e spettacolari come quelle di Ossimo Pat, dove le 8 statue stelle scavate quest'anno si aggiungono ad altre già venute alla luce per un totale di 26 megaliti allineati con orientamenti nord-sud, con il sole inciso sulla faccia rivolta a est, un santuario per il culto del sole, forse, che poi dell'età del ferro, dal 6 al 4 secolo a.C., si trasformò in altro. In altro, con l'erezione di tumuli accanto alle stele, tombe probabilmente, mentre ormai certo che i famosi massi incisi di Cemmo erano al centro di un grande santuario con almeno altre 15 statue stele, delimitate da 3 solchi d'aratro. Ormai è certo, anche le statue stele scoperte casualmente in passato, oltre 300 nell'arco alpino, stavano in origine in complessi santuari preistorici. Forse erano un modello per esprimere il potere di un'epoca in cui si delineavano le prime stratificazioni sociali, potere di famiglie intere, di clan, eccetera, eccetera. Beh, e questo in Italia? Sì, beh, se tu pensi ad esempio sulla Castello di Godego, all'osservatorio astronomico paleo-veneto, antichissimo, poco conosciuto, se tu pensi ad esempio che non è l'unico, che in tutto il Veneto non esistono, pochissimi sanno dove sono. Chi ha occasione si vada a recuperare il libro del professor Romano che si chiama Archeoastronomia Italiana, che è dedicato soprattutto al Veneto e altri Veneto per quanto riguarda i culti solari, quando ce ne sono decine di esempi nel Vicentino, nel Veronese, nel Trevigiano, e appunto che a Castello di Godego che c'è questo antichissimo osservatorio paleo-veneto. In realtà recenti scoperte, tra l'altro non ancora pubblicate, fatte appunto sul Fara del Pago, sono state considerate dei ritrovamenti unici per quanto riguarda l'Europa di certe conoscenze. Io ho chiesto a una ricercatrice della Sovrintendenza delle Belle Arti di parlarmi di questa cosa, ha detto che c'è una raffigurazione della sessualità dal concepimento alla nascita, il che ed viene collocata nel 750 avanti Cristo. Cioè, nel senso che si dice che la conoscenza della sessualità fosse soltanto recente, in realtà prima dell'avvento del cristianesimo si conosceva. Se si dice ad esempio che la scoperta come fatto quella di fatta a Polesine, dovranno riscrivere la storia d'Europa, però di queste cose non ne parlano, ne parlano dei cappellini del signor Ratzinger e non parlano di questo, cioè non parlano delle nostre radici. Queste sono scoperte archeologiche considerate dagli esperti del settore cose che cambiano completamente la storia d'Europa. E poi abbiamo i telegiornali e i giornali che si vanno a occupare della berretta invernale del signor Ratzinger. Questo si dimostra anche quale tipo di cultura si vuole proporre e quale tipo di società che si deve affrontare, perché sarebbe bastato per cambiare le cose, si lamenta della mancanza di informazione e di cultura, ma che bisogno c'era di parlare del berrettino da Babbo Natale del signor Ratzinger? Cioè, si poteva fare un semplice. Si sta fottendo anche Babbo Natale quel bastardo. Beh, Babbo Natale non è che sia granché. Sì, vabbè, bene o male, bambini potrebbero pensare che Ratzinger portargli i regali. Bella truffa questa. Sei capito? Beh, sai, Babbo Natale è un po' problematico, visto che ci sono i turchi che stanno rivendicando le reliquie di Babbo Natale. Sì, in effetti. Sarà una guerra fra monoteismi. Vabbè, già, ci vedremo anche questa. Sì, sai, per errore di conseguenza potrebbe essere un richiamo chiaramente a ricordare le origini cristiane, anche perché poi la figura di Babbo Natale ha ben poco del retaggio pagano che potrebbe avere alle spalle, perché l'uomo selvatico decisamente era ben diverso, era più importante, era più presente, viveva, perché secondo alcune teorie Babbo Natale deriverebbe dall'uomo selvatico delle Alpi, che era l'uomo selvatico era quello che aiutava i pastori, aiutava i contadini, sarebbe quello che avrebbe insegnato anche agli uomini ad esempio tutti quanti l'arte del prodotto del formaggio, della pastorizia. Perciò questo uomo selvatico poi è stato addomesticato nella figura di Babbo Natale, però Babbo Natale di pagano ha ben poco.
più che altro è un'invenzione commerciale, insomma. Sì, ma no, non avevo dubbio per questo, ma sai, anche il cattolicesimo è un'invenzione commerciale, per cui d'altronde è la stessa Corte di Cassazione che dice: oh, se una religione nasce sul commercio, nasce così, cioè, ci vuoi fare, però è sempre un'invenzione commerciale. Sì, e poi sai, dipende poi da chi viene vestito il credito, perché se viene vestito da Fiorani, da Fazio, io comincerei a avere dei dubbi su chi deve gestire la cosa. Potrei riservarmi qualcosina, qualche, sai, qualcosa che non ci piace, insomma. Sai, la sindrome d'onnipotenza è una malattia indotta dal cristianesimo. E quando uno si sente onnipotente e telefona alla moglie del Fazio, e questa dice: ma che cosa vuoi che sia? Si compri 300-400 numeri telefonici e depistiamo le intercettazioni. Se non ti senti una cosa del genere, di uno che fa parte dell'Opus Dei, capito? No, l'Opus Dei l'ha scaricato. Ah, lo ha scaricato, sì, prima scaricato. No, però adesso l'ha scaricato. Anche Messoli l'ha scaricato. Anche Messoli l'ha scaricato. Ma Messoli ha detto che è un baciapile soltanto. Ah, no? Sì? Sì. Messoli no, vabbè, era concorrente di Messoli, insomma. No, ma se vuoi, visto che siamo solo di attualità, sì, io vorrei leggerti l'ultima messa del signor Fazio. Sì, dai. Allora, al momento delle letture non esita un istante, va lui e legge quelle parole che sembrano selezionate ad arte per metterlo alla prova. Così dice il Signore: rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. L'espressione non muta, la voce non si vela né di turbamento né di commozione. Continua a citare il Signore, arricciando le R come di consueto, perché prossima a venire è la mia salvezza, la mia giustizia sta per rivelarsi. Quindi se via la conclusione: beato l'uomo che così agisce, il figlio dell'uomo che a questo si attiene. Non trapela il minimo conflitto di coscienza, la prova è superata. Torna al suo posto, ascolta il Vangelo di Giovanni sulla lampada che arde e risplende. Poi voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce, legge il sacerdote. Non c'è omelia. Fazio china la testa, ma è solo per poco. Ha il volto sereno quando riparte per andare a leggere i salmi. E anche quando si alza per la terza volta per servire il sacerdote al momento dell'elevazione. Una cura premurosa versa il vino rosato nel calice, l'acqua sulle mani del sacerdote, ripiega il panno con scioltezza. È il fare da chierichetto consumato. Questa è la cronaca dell'ultima messa fatta dal signor Fazio. Questa è del sabato 17 dicembre 2005. Ma è la caratteristica del cristiano, no? Cioè, prostrarsi davanti a chi ritiene o vuole che sia più forte di lui e costringere a strisciare tutti gli altri perché è ammalato da sindrome di onnipotenza. È un comportamento perfetto, cioè effettivamente l'Opus Dei ha sbagliato a scaricarlo perché lo ha addestrato molto bene. Mi sembra che gli portasse il rammetto. Sì, ecco, la prima notizia è che Fazio fosse dell'Opus Dei è del 93. Stranamente l'Opus Dei non ha mai trovato il tempo dal 93 adesso di smentire la cosa. Vero, ha smentito adesso. Sì. Vero. Anche però è stato comunque ringraziato perché l'Avvenire, il giornale della CEI, ha dichiarato, dice: sacrificio intelligente, anche perché in questi casi non ha più senso le distinzioni tra cattolici e no, un cattolico semmai ha qualche dovere in più. E qualche cattolico ha aggiunto: ma Fazio, più che cattolico, mi è sembrato un baciapille, non è la stessa cosa. Non so come facciano a distinguere tra il baciapile e il cattolico. Fra loro si annusano, Francesco, cioè si riconoscono fra loro. Certo che detto da un Messori, vabbè, visto da di fuori mi sembra un po' così, insomma, un po' stranetta la faccenda. Ecco. Sì, comunque sollievo in Vaticano rischiava di danneggiare il nome dei cattolici. Questa ah, sì? Ah, rischiava? Rischiava. Rischiava? Si rischiava di danneggiare, ma lui logicamente è stato obbediente e ha capito nel momento. Questo è, tra l'altro, è il Corriere della Sera 20 dicembre che si intitola appunto Sollievo in Vaticano, rischiava di danneggiare il nome dei cattolici. Ma rischiava? Sì. Marcinkus no, eh? No. Ah, buon, perfetto. No, perché qualche volta io, vedi, c'ho sempre dei problemi, Francesco, perché è la memoria storica che mi abbandona. Per quanto riguarda invece un discorso, fra parentesi, la condanna dell'omosessualità, no? Da parte della Bibbia, eccetera. Normalmente
gli omosessuali che vogliono riconoscimento da parte della Chiesa Cattolica dicono che non esiste nessuna condanna dell'omosessualità da parte del cristianesimo. In realtà non è vero, esiste una condanna che è pesantissima e che viene fatta da Paolo di Tarso, che poi è il fondatore di quella che è l'ideologia cristiana di adesso. Ma di questo comunque, con tutto il resto di Paolo di Tarso, penso che è un discorso che faremo fra le 19 e le 20, perché è un lavoro che, come al solito, comincia un lavoro che sia abbastanza breve, no? Per recuperare il tempo perduto, e dopo il lavoro breve si trasforma sempre in un lavoro che è mostruoso. Ma sai, io penso che, siccome sono stato anche ultimamente un gruppo di sacerdoti cattolici che sono schierati per dire che nella Chiesa si sentono un attimino non accompagnati, considerato poi un fatto molto semplice, che moltissimi degli omosessuali si dichiarano credenti cattolici e ferventi cattolici, io presumo che non esista una grande discriminazione da parte della Chiesa verso gli omosessuali. Beh, se si mettono in ginocchio, mi dicono signor sì e gli portano potere. Ti faccio un esempio molto 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 semplice. Allora, tutti quanti hanno assistito al matrimonio o al patto di Elton John con un altro uomo. Sì, beh, c'è anche quella prima la cosa ha avuto un grande clamore sui giornali e logicamente nessun cattolico ha protestato, però negli Stati Uniti ha fatto uno spettacolo Elton John e dietro di lui veniva proiettato un ballo di Pamela Anderson, in cui si notava il seno di Pamela Anderson. Le televisioni americane hanno tagliato quella parte del filmato perché provocava scandalo. Cioè, hanno avuto meno problemi a portare l'artista omosessuale, che sicuramente gran parte degli omosessuali sono credenti, sono devoti, seguono la Chiesa. Hanno avuto più disagio nel far vedere questa sequenza che ti faccio vedere, in cui il seno di Pamela Anderson, che era un po' scoperto, provocava problemi. E questo è avvenuto negli Stati Uniti, è avvenuto esattamente a Las Vegas. Perciò io presumo che ci sia più un problema di volontà di colpire le cose, perché gli omosessuali, con questo voglio di farsi accettare dalla Chiesa, di chiedere di essere accettati, in realtà è insito in loro un senso del peccato, un senso di riconoscimento, un senso di dare agli, cioè, riconosce l'autorità della Chiesa. Ma se tu vai dalla Chiesa e dici mi devi accettare, significa che tu riconosci valore alla Chiesa. Il problema è che la Chiesa cattolica accetta chiunque purché non si sappia. Però vedi, il problema grosso che deve affrontare la Chiesa cattolica adesso non è tanto l'omosessualità, no? Che lei gli è sempre fatta comodo, è la pederastia, è la pedofilia. Ora, la Chiesa cattolica tenta di costruire il binomio omosessuali, pedofilia e pederastia in modo di criminalizzare gli omosessuali e di scaricarle e di scaricarsi da se stessa le colpe. Ed è un'operazione che Ratzinger sta facendo abbastanza. No, la Chiesa non può scaricare gli omosessuali, perché gli omosessuali hanno il difetto di chiedere il riconoscimento alla Chiesa, di essere accettati. Cioè, nel senso, tu per essere pagano non hai bisogno che la Chiesa ti riconosca pagano, o ti consacri, o ti ammetta, o ti consenta, o ti permetta, o ti lasci fare. Te ne freghi, dice, della Chiesa io me ne frego. Io non ho bisogno che la Chiesa mi riconosca la mia libertà. La mia libertà, se posso, me la conquisto. Io non ho bisogno di nessun riconoscimento. Il loro senso di colpa, di dire ci dovete riconoscere, dovete essere buoni con noi, ci dovete permettere, li rende in condizioni di inferiorità. Sì, sì, no, infatti, e di conseguenza stanno spostando il problema sul discorso della castità, cioè sul fatto che i sacerdoti sono casti, cioè loro sono partiti col piede sbagliato verso gli omosessuali e l'hanno capito. E allora stanno spostando il problema della sessualità sul fatto che non ci possa, che c'è il problema della castità. E lentamente stanno dirottando quel problema in quel senso di dire che soltanto è un problema ambientale. Il problema della castità nella Chiesa cattolica è dovuto soltanto al fatto che Paolo di Tarso era impotente. E lui auspicava che tutto il mondo fosse fatto da impotenti, però dice, se proprio non potete fare come me, allora eccetera, eccetera. Ho preso su tutti questi pezzi, me li sono presi, sto facendo un po' un lavoro. E
Il problema della Chiesa Cattolica con gli omosessuali è che il Paolo di Tarso dice: per questo Dio li ha abbandonati a passioni ignominiose, le loro donne cambiano le relazioni naturali con quelle contro natura, e gli uomini pure, abbandonata la relazione naturale con la donna, si accesero di mutua concupiscenza, commettendo turpitudini maschi con maschi, ricevendo in se stessi la mercede meritata dal loro pervertimento. Cioè, in realtà esiste una condanna molto forte, cioè una condanna che la Chiesa sta usando per i suoi fini, per i suoi scopi, capisci? E il problema è che però la Chiesa gli ha sempre fatto comodo gli omosessuali, perché erano la loro massa di manovra, cioè la Chiesa è fatta da omosessuali, l'importante è che non si sappia. Cioè, viene accettata che sarebbe fatto da pedofili più che altro. Sì, no, ma questo è no, ma anche il discorso dell'omosessualità, no? E tutto quello che è il pervertimento della singola Chiesa Cattolica, al principio fate, ma non fatelo sapere. Se lo fate sapere, intanto condanniamo chi lo fa sapere, sì, prima di tutto, e in secondo luogo siamo costretti a prendere le distanze. Sì, ma il problema è che la Chiesa ha sempre ammesso gli omosessuali purché non fossero attivi, cioè purché fossero casti. No, purché non facessero sapere ciò che facevano. Però anche ad esempio per gli altri ha detto sì, il vostro è un disordine di tipo morale, però il vostro disordine di tipo morale è accettato se voi state in castità. Sì, questo lo sta dicendo in questo momento, ma in realtà proprio per mantenere la coercizione, non la sottomissione, la distruzione degli individui, non ha mai impedito le relazioni sessuali. Cioè, le relazioni sessuali le ha sempre accettate la Chiesa Cattolica purché fossero funzionali ai suoi progetti, cioè fossero funzionali a se stessa. Naturalmente, quando c'è un effetto di propaganda come quello della castità, no? Lanciato all'infinito, e le cose dopo emergono, cioè si sa che le cose cominciano a emergere con dati e con prove, chiaramente non è più in grado di gestirlo, cioè si crea la dislessia fra ciò che viene venduto ai gonzi e ciò che è la realtà. Quando si crea questa dicotomia, questa divaricazione, la Chiesa Cattolica non è più in grado di gestirla. Però gli faceva comodo prima, perché con questo distruggeva gli uomini. Il problema più grosso per la Chiesa Cattolica comunque rimane sempre la pedofilia, che purtroppo, essendo un insegnamento di fede, essendo modellata su Gesù Cristo pedofilo, logicamente loro hanno questo problema che non possono rinunciare alla pedofilia. Infatti non possono trovare un accomodamento teologico con l'omosessualità. L'omosessualità, proprio il problema loro è quella che il fatto che venga compiuta, che venga messa in atto, che venga realizzata, non che venga pensata o desiderata, ma il fatto che ci sono dei rapporti sessuali, che è il problema più grosso per loro, è proprio quello. Però non c'è solo Elton John, perché in tutta la Gran Bretagna stanno iniziando i matrimoni gay. Io ho qui la notizia di due ragazze, le due prime, una irlandese e la sua compagna americana, la prima coppia omosessuale sposata in Inghilterra, e adesso stanno cominciando. È cominciato credo dal Galles, dopo l'Inghilterra, dopo l'Irlanda e la Scozia, comunque stanno entrando in vigore in tutta l'Inghilterra. Elton John è uno degli altri che si è sposato proprio con questo. Naturalmente ormai cominciano a essere troppi i paesi in cui il matrimonio omosessuale è accettato perché la Chiesa Cattolica ignori la faccenda. Perché ricordiamoci sempre che c'è la regola all'interno della Comunità Europea che ciò che in un paese è legge deve essere riconosciuto da tutti gli altri. Questo è un po' pesantino, insomma. Sì, no, ma sai, vedi, il proprio problema è sempre un'altra cosa. Il problema loro è la sessualità, perché io appunto parlavamo di questo fatto che le televisioni americane si sono rifiutati di far vedere la danza del ventre di Pamela Anderson. In questo senso Camille Paglia, che è stata una storica del femminismo, ha detto: ciò che sta succedendo oggi in America è una vera e propria caccia dalle streghe, perché proprio la censura contro Pamela Anderson non mi sorprende affatto, spiega il Corriere della Sera, la docente dell'Università di Filadelfia. La situazione politica in America è diventata incandescente a causa del potere crescente dei cristiani evangelici conservatori che hanno portato George Bush alla Casa Bianca. Da quando i repubblicani hanno riconquistato il Congresso, insomma, il clima culturale non è più lo stesso. A farne le spese sono soprattutto i network indipendenti, e si cerca proprio di eliminare qualsiasi riferimento al sesso, perciò l'Elton John omosessuale si può far vedere, le tette della Pamela Anderson no.
Cioè, stiamo effettivamente trovando qualcosa di veramente abietto. Cioè, come dicevo nei dibattiti, non esiste un diritto acquisito. Li mettono sempre in discussione, così almeno non dovrei più richiedere nuovi diritti. Sì, ma difatti, vedi, tanto per darti un'idea, quella della sera ricordo sempre un precedente. Tra le vittime delle scuole censorie c'è anche il telefilm AR, Medici in Prima Linea, una delle serie più popolari nella storia della TV, costretta a tagliare una scena di 2 secondi in cui viene mostrato il seno di una signora di 80 anni, ricoverata al pronto soccorso. Cioè, vedi, quando si arriva in una società a dover tagliare 2 secondi di filmato perché si vede il seno di una donna di 80 anni, perché proverebbe scandalo, mi sembra che il politicamente corretto di danni ne abbia fatti. Sì, E molti. questi danni derivano dalla visione cristiana, soprattutto. Sì, no, dalla visione cristiana, indubbiamente, ma anche dalla necessità dei cristiani di controllare gli altri, cioè di distruggere gli Sì. uomini, distruggere gli altri. Perché se la visione cristiana fosse relegata a se stessa, farebbe danni solo a se stessi. Invece viene calata con estrema violenza nella società civile. Ci siamo, ma guarda che tra l'altro di voler apportare con la violenza, c'è proprio, l'hanno dichiarato recentemente sull'Avvenire, il giornale della CEI. Allora, se voi pensate che nel 1578 chi malediva i santi li poteva costare delle frustate e 100 scudi, cioè frustate, questo comportamento di tutta la Chiesa Cattolica è stato esaltato dalle prime pagine dell'Avvenire e da una storica, vabbè, cattolica. E dice. Rispondendo a questo intervento, l'editorialista di Avvenire, oltre che studioso dell'età moderna e contemporanea, Scaraffia ha temuto ad argomentare il beneficio impattato sulla so della controriforma sulla società italiana del 500 e del 600 e alluso all'effetto salutare che analoghe politiche potrebbero avere oggi. Fra i molti esempi, non ha trovato di meglio che scegliere la punizione della bestemmia come efficace strumento per riportare l'ordine nelle famiglie. Aperte virgolette, la Chiesa aveva ben chiaro, ha spiegato Scaraffia, che il bestemmiare nelle osterie in genere era anche un padre sciagurato e perseguitare la bestemmia, presume, poteva essere un modo per riportarlo alle sue responsabilità. Cioè, Cioè, a livello demenziale si possono fare queste affermazioni, questo è insomma. stato fatto sulla prima pagina dell'Avvenire, il giornale della CEI. E di conseguenza, quando si va a esaltare la controriforma, sapendo quello che ha prodotto nella cultura mondiale, soprattutto quella italiana, e si usa come esempio il fatto stesso che la bestemmia in quel periodo poteva costare le frustate e 100 scudi, sappiamo quali sono i programmi politici e legislativi per il presente e per il C'è futuro. voluta la Corte Costituzionale per dire che la bestemmia non è reato e ci sono ancora degli idioti che continuano a rinfacciarlo agli altri, come se un dio assassino non dovesse essere imprecato per le devastazioni che ha commesso nella società civile. Scoperto il segreto delle emozioni, ma questo qua ve ne parlerò un pochino un altro momento. Beh, sai, ricollegandomi appunto, io ho fatto questa introduzione sul discorso di cosa volevano proporre. Vuoi No, vai che. tranquillo, vai avanti. Ecco, dicevo del problema del seno. Sì? Questo non è solo un problema americano o italiano, perché proprio il Corriere della Sera del 19 dicembre ci dice: donne, la svolta di Londra, potete allattare in pubblico. Nuova legge dopo che una madre era stata fermata alla National Gallery. Cioè, come vedi, tutte le società che vanno in parte sul cristianesimo stanno avendo un problema enorme nei confronti, non dico della sessualità, ma di fronte anche di una donna che allatta un bambino. Comportamenti che sono abbastanza Cioè, se tu normali, insomma. pensi che si è dovuto arrivare al fatto stesso di emanare una legge in un paese come l'Inghilterra, si comprende qual è il segnale ben preciso di cosa vogliono fare. E tanto per dire. Per dare sempre un esempio di come si sia impostata questa cosa, il Corriere della Sera ci ricorda che nel 97 una rivista dedicata ai bambini fu cambiata la copertina per gli abbonati, in quanto in copertina c'era una donna che allattava. E questa foto venne tirata via dalla copertina perché secondo loro aveva provocato dei turbamenti dei bambini. Cioè, la violenza che i bambini devono assistere normalmente in televisione è considerata normale.
il fatto che possano vedere una fotografia su una rivista dedicata ai bambini di una donna che allatta veniva considerato poco educativo. Certo che di conseguenza si prepara certo una visione per il futuro per i bambini enorme. E pensate appunto che hanno reputato un seno nudo di una donna che allattava un bambino scandaloso e l'hanno tirato via dalla copertina del giornale. Vabbè. Pronto? È 10 minuti che vi ascolto sempre con rispetto e venerazione. Allora, nel Duomo di Milano c'è la Madonna del Latte. Sì. E c'è la Madonna che allatta Gesù Bambino. E perché non l'hanno mai coperta, se è così scandalosa? E poi vi dico un'altra cosa, poi parlate voi perché metto giù. Sì. Intanto al Duomo di Milano, dentro al Duomo, c'è la Madonna del Latte, c'è la Madonna che allatta il suo bambino, sarebbe il Gesù Bambino, sì, visto che adesso è Natale. Perché non l'hanno mai coperta, hanno lasciato vedere questa Madonna che dà latte al suo bambino, che è il latte di una mamma? Perché? Beh, in alcuni gli hanno vita. Io parlo perché sono mamma di 4 ragazzini, adesso sono ragazzoni, E poi devo dire dell'omosessualità, sempre 40 anni, 50 anni, perché sono vecchia, i ragazzi, ecco, sono vecchia, leggevo, perché ero in convitto allora, non ero in convitto, lavoravo in mezzo agli ammalati ed ero interna e venivo a casa una volta all'anno, sì, c'era i giornali, sì, religiosi. Sì, e una volta mi ricordo che c'era un ragazzo che spiegava a un psicologo sacerdote che lui aveva queste tendenze, che era più attratto agli uomini che alle donne. Il psicologo, Vate la Pesca, era un sacerdote, le consigliava di sopportare, lui era disperato, voleva una direzione, di sopportare la sua sofferenza, ma di camminare nella via della perfezione, di non peccare, perché così soffrendo avrebbe portato tanto bene all'umanità. Ragazzi, vi stimo, vi ascolto quanto posso e adesso metto giù, lascio la vostra posta, però vi ascolto. Ciao Giustinetta, ciao. E buone giornate di questo che... Ma buona festa a te, sai. Buon sostizio. Ciao. Sul discorso della Madonna del Latte, e sono stati esistiti comunque quadri che sono stati coperti. Pronto? Perché il seno viene considerato scandaloso. Luigi. Ciao. Che succede? Ah, niente, sono un po' giù di... Mi abbassi la radio, per piacere. Sì, un attimo. Grazie. Dicevo appunto che... Corretto, proprio questo, tutto fischiato. E dicevo appunto che in alcuni casi, in molti quadri... Va bene così. È troppo ancora alta. Che blocchi, sì. E beh, adesso vediamo un attimo cosa riesco. Come che tu blocchi? Perfetto. Vediamo un attimo. Ok, vai. Ok. Niente, qua guarda ho il cronaca di Corriere della Sera di oggi, no? Adesso dato che ho visto così, dopo ti riferisco, ti faccio una domanda su notizie di merito prima. Dunque, in America la Madonna con il profilattico, rivolta contro i gesuiti USA. Sai chi ha messo la Madonna con il profilattico? In Francia hanno dovuto fare una sentenza di tribunale in cui diceva che la figura di Gesù Cristo per preservativo non era offesa all'immagine religiosa. E invece è rivolta contro i gesuiti USA in America. Dunque, un'immagine shock firmata fabbrica di Benetton per Avis Toscana. Il Messia America propone la vendita della statuina extravergine, uno sberleffo blasfemo, non è arte, su internet l'ira dei fedeli. Sì, ma guarda che anche quel discorso di Serrano, che è un fotografo americano, che aveva fatto due opere, uno si chiamava Piscia il Papa e Piscia Cristo, e nel senso che aveva preso un vaso con la sua urina e ci aveva messo la foto del Papa, nata al crocifisso, ci furono delle grosse polemiche per queste opere d'arte.
Sì, addirittura il congresso americano voleva emanare una legge che toglieva il finanziamento alle opere culturali negli Stati Uniti, per queste opere d'arte, perché in realtà sono opere d'arte, perché tanto era anche la sua urina, ci ha dovuto fare molta urina per poter riempire questi vasi. Ti sento poco. Sì, perché la radio bassa. Poi c'è, ci sono queste pagliacciate qua del camale del cappellino qua. Beh, è troppo vicino alla tua radio, sai, il telefono. Sì, sta vero? Sì. Sì. È sempre stato così. Sta fischiando in maniera atroce. Madonna. Vediamo un attimo, dai, proviamo adesso. Vediamo. Fischia ancora? Vai tranquillo. Niente, prima quando parlavi di Dancer, no? Il libro di Dancer, che ce l'ho. Sì? Parlavi della nascita, dell'origine del Natale, sì? È sulle prime pagine o a metà o... No, scriverò anche la pagina, vediamo un attimo se è ancora segnata. Io leggo sì, ma però delle volte magari... Allora, è a pagina 71. Non sono ancora arrivato. Le pagine, le vai direttamente a pagina 71. lo so, non sono arrivato perché siccome che leggo sono casini dei libri, no? Leggo dopo Maria sa e riprendo. Siamo tutti un po' incasinati, sì. Ho trovato poi un libro della Caos su Ruini. Fatti sempre dai discepoli. Mi sa che è una specie di congrega che stampa di verità, che se un po' si c'è rotato all'interno del Vaticano. Sì, c'era i millenari anche, che poi il più grosso è morto, cioè quello che si è assunto la responsabilità, sì, no, di averlo fatto quel libro, è morto non da molto tempo fa, insomma. Sì. Comunque esiste una serie di personaggi all'interno del Vaticano che sono i millenari. Sì, di cui adesso si chiamano discepoli di verità. Discepoli di verità. Il ventennio di potere di Cardinale Ruini. Sì. Vicario di Sua Santità. E poi di Pierre Fard, i filosofi, vita intima. I filosofi, vita intima, nel senso che parlano tutti abbastanza da leggere, cioè da sì, leggere. Sì. Spazioso, c'è. Di tutto, insomma, ecco, tutti i filosofi da parte di Socrate. I gossipi della filosofia. Sì, sì, sì. Ecco. Va bene, solito. Ah, c'è sulle Repubblica e anche sempre sul Corriere, l'imperatore trova casa, sarebbe Marco Aurelio Star. Del grande Campidoglio. Sì. Allora vedi due pagine. E fanno vedere tutta la storia di queste fusioni, di queste. C'è stato di Ercole, c'è stato di Costantino, il viso di Costantino, i dipinti, le piante. Sì, sì, è una statua che si è salvata perché l'hanno scambiata per Costantino. Esatto, sì. Bravo. Va bene, dai, Ivano, coraggio. Non c'è tante notizie. Buone feste, mi raccomando. Sì, buon solstizio e buona Iule. Vabbè. Sono passate le Iule, Cernunos adesso. Esatto. Ok. Va bene. Ciao, Ivano. Ciao. Ci sentiamo, auguri. Ciao. Pronto? Velocissimo, mi raccomando. Io sono, quando ragiono per derivazione. Cioè, non mai come attacco, per esempio quello di accusare di pedofilia, quello di NASA, perché sarebbe un'accusa pesante darla così, perché no, se noi ci siamo sterilizzati in conseguenza di questa conseguenza, allora possiamo parlare, perché siamo credenti, ma se invece ci considerano la pietà o pazzi, allora possiamo dire che è un pazzo di NASA, senza paura. Ok. Capito, il discorso è che da derivazione accusa passa una differenza enorme, capito? Va bon. Non vuole mica accusare, perché accusare vuol dire che sono tagliato le palle. Va bene, Alessandro. Ciao, ciao.
Ok, avevo sentito anche Alessandro. Allora, dunque, doveva telefonare un amico da Rimini che non sta ancora chiamando. Speriamo che chiami il più presto. Comunque, se non chiama, vabbè, ci sta sentendo in radio attraverso internet. Vabbè, vi ricordo che queste trasmissioni stanno andando in diretta su internet. Ormai il sistema di trasmissione che fa il server pagano mi sembra veramente eccellente. Ultimamente abbiamo aggiornato anche le pagine sulla Federazione Pagana mettendo i link in modo di arrivarci in maniera presto. Beh, se qualcuno vuole ascoltare radio, le nostre trasmissioni anche fuori dalla presa, dal circuito di Radio Gamma 5, sì, che è sufficiente. È sospeso al momento Radio Gamma 5. Su internet, sì, Radio Gamma 5, il servizio della radio è sospeso, però funziona il nostro, sì, cioè sì. Nel senso che le nostre trasmissioni continuano ad andare con un server particolare. E naturalmente oltre a questo abbiamo anche l'archivio delle trasmissioni, che appunto l'archivio delle trasmissioni, che ormai è diventato una cosa mostruosa. Ci hanno fatto un monumento, Francesco, perché non si può dire diversamente, perché avere 10 anni di trasmissioni radiofoniche in internet è un monumento, non si può assolutamente. E inoltre vi ricordo sempre che con internet abbiamo messo tutti i testi, anche quelli che vi farò stasera andranno il più presto su internet, che è un'analisi praticamente dell'orrore religioso cristiano che Paolo di Tarso ha imposto al cristianesimo, che tutto sommato sta guidando la trasformazione della Chiesa cattolica. Francesco, vuoi andare avanti? Sì, ecco, io, siccome in questo periodo sicuramente qualcuno verrà a chiedere alla gente di dare contributi ai paesi del terzo mondo, vorrei in Italia non darli, e vorrei prendere un semplice riferimento da un quotidiano economico. Un punto in più di commercio mondiale significherebbe per i paesi africani entrate aggiuntive per 70 miliardi di dollari, quasi 3 volte la somma complessiva degli aiuti, 25 miliardi di dollari, 2,5 miliardi di dollari dall'Italia, stanziata dai donatori occidentali. È racchiuso in queste cifre il dramma di un continente aggredito da povertà e malattie, dove a più aiuti corrisponde sempre più spesso un tasso decrescente di sviluppo. Ve lo rileggo. Dove a più aiuti corrisponde sempre più spesso un tasso decrescente di sviluppo. Basterebbe un 1% a livello mondiale per triplicare la disponibilità dei paesi africani. Penso qualcuno quando vi mostrerà delle immagini commoventi, delle immagini di bambini che muoiono di fame, sapete che per ogni euro che date rischiate di fare altri poveri. Il problema è questo, che i missionari hanno fatto 50 milioni di bambini invisibili e affamati in giro per il mondo, e questo grazie a missionari. Cioè, non pensate che questo contributo non è un contributo positivo, sì? Ma negativo. Buongiorno. Sono Mario, qua da Padova. Dimmi. Ciao. Ascoltami. Stamattina vi è una trasmissione che mi domando come no scusa niente da fare, ciao, vi ricordo che non parliamo delle altre trasmissioni, la nostra trasmissione, i nostri argomenti sono i nostri argomenti. Radio Gamma, ogni spazio è libero e indipendente. Se in un altro spazio dicono verde e noi diciamo blu, loro continueranno a dire verde e noi diremo blu. E non abbiamo nessun problema. E non abbiamo nessun problema che loro dicano verde e noi diciamo blu. E non ce ne frega niente di quello che loro dicono. Chiaramente saranno gli ascoltatori eventualmente a compiacersi oppure a indignarsi di quello che si sentono. Questi sono affari che noi non ci riguardano. Noi non abbiamo problemi con nessuno di Radio Gamma 5, esatto. Noi non abbiamo problemi con nessuna trasmissione, noi non ci rispettiamo tutti, salvaguardiamo ogni speaker, perché ogni speaker è importante per la radio, per quel che ci riguarda, però non ci interessa perché tutti gli speaker fanno Radio Gamma 5 e Radio Gamma 5 va avanti perché tutti quanti gli speaker contribuiscono, esatto. E tutti gli speaker vengono gratuiti, si pagano le spese, si fanno i viaggi, mettono a disposizione il loro tempo, per cui vanno comunque rispettati anche quello che dicono. Se qualche ascoltatore deve parlare di tematiche di trasmissione, chiama sulla trasmissione specifica, interviene sulla trasmissione specifica. Noi non facciamo giochi di rimbalzo e non vogliamo neanche farlo. Non esiste neanche, esatto. Ormai le cose mai dimenticare. Niente, vi dico, i missionari hanno fatto 50 milioni di bambini invisibili
E questo è il terrorismo, il terrorismo fatto dai missionari. Hanno distrutto ogni struttura culturale, hanno distrutto ogni struttura economica, hanno portato la distruzione e la devastazione in ogni angolo del mondo. Per riuscire a riparare questi danni occorreranno decine e decine e decine di anni di lavoro, ma solo se i missionari saranno allontanati. Cioè la più feroce banda terrorista che esista non è quella di Bin Laden, è quella di missionari della Chiesa Cattolica e degli altri gruppi cristiani. Questa è la più feroce banda terrorista che esista. Lo so benissimo che Bin Laden fa più prime pagine dei giornali. Chiaramente quando un aereo ti entra dentro in un grattacielo ti fa subito la grande notizia. Quando ti muoiono 10.000 bambini perché altri hanno il monopolio della cosa, i missionari vogliono battezzarli, impediscono l'uso del preservativo, aiutano a diffondere l'AIDS e fa meno notizia in prima pagina dei giornali. Questo lo so benissimo, ma per quanto riguarda i dati statistici, i dati della distruzione del sistema sociale umano, i danni dei missionari sono assoluti, sono i più grandi terroristi che esistano sulla faccia della terra. E fanno danni anche dove non immaginiamo. Ne vogliamo un esempio? I nuovi leader studiavano dei gesuiti. Tre aspiranti premier iracheni sciiti sono stati compagni di classe dei gesuiti. E questi tre aspiranti leader, che noi li vediamo come integralisti, in realtà la loro formazione scolastica è stata fatta in un collegio di gesuiti a Baghdad. Questo per dimostrare che non c'era certo discriminazione religiosa sotto Saddam Hussein. C'è adesso. E tenendo conto che queste persone non si sono formate all'interno di moschee, ma si sono formate dentro un liceo di gesuiti. Vi ricordo una cosa, noi non ci interessa le questioni politiche, sì, no? Sì, ma infatti... cioè, noi non abbiamo mai detto se l'Italia deve partecipare o non deve partecipare alla guerra. Non ci interessa assolutamente questo aspetto, però ci interessa l'aspetto religioso. E quando dei militari italiani si fanno battezzare in un luogo sacro delle antiche religioni, hanno profanato quel luogo sacro e hanno offeso il sentimento religioso sia dei popoli antichi sia dei pagani moderni. E questa è un'offesa che hanno portato alle antiche religioni. Questo è un fatto che sì. Ne hanno dato notizie in prima pagina. Questi qua sono fatti battezzare o cresimare, adesso non ricordo esattamente bene. Facile cresima, sai. In un luogo sacro delle antiche religioni. E questa è stata una profanazione. Perché il servizio militare è il più grande luogo di cresima che possa esistere, sì, nel nostro paese. Allora è stato un insulto alle antiche religioni, dopodiché chiaramente insulti li prendi, insomma. Beh, i cappellani militari sono sempre qualcosa di, diciamo, di scandaloso, se vogliamo usare un'espressione positiva. Comunque, come vedete, anche i leader politici che ci sembrano provenire da forze integraliste, perché si dice che gli sciiti iracheni sono integralisti, la loro formazione non è avvenuta all'interno di una moschea o all'interno dell'integralismo, ma è avvenuta all'interno di un liceo condotto dai gesuiti. Francesco, ringraziamo e salutiamo tutti gli radioascoltatori. Buon solstizio. Buon solstizio, divertitevi, fate festa, mi raccomando. I Saturnali si faceva anche orgia. Io non posso augurarvi niente se non tanta felicità, tanta goduria, lavorare un po' meno, rilassarsi un po' di più e star bene per come uno vuole star bene. Auguri a tutti, ricordate che su internet trovate tutto e a risentirci alle ore 19. Ciao.